Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video. Io sono AndreLink91 ed oggi siamo su Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso Deluxe. Ho già giocato la demo di questo gioco, nonché la versione originale, ovvero la prima, rilasciata nel 2006. E devo dire che al tempo mi piacque davvero davvero molto. Quindi vediamo se la versione remake mantiene alto il nome della serie originale. Che poi ragazzi, la serie originale, primo titolo che non è che fosse chissà quanto tecnico, ma dava un'aria di freschezza nella vita di Pokémon che a quel tempo mancava. Quindi cominciamo subitissimo. Ti do il benvenuto. Questo è il magico portale che ti condurrà nel mondo dei Pokémon. Tuttavia, prima di proseguire, vorrei che rispondessi a qualche domanda. Cerca di rispondere con sincerità. Ma certo. Cominciamo? Allora, via con le domande! Sarò sincero e il Pokémon che capita, capita. Non posso scegliere chi essere, ma sceglierò il partner e sarà un Pokémon particolare. Ti capita spesso di arrivare in ritardo a scuola o agli appuntamenti? No. Io sono sempre il primo ad arrivare. Mi piace anzi essere in anticipo addirittura. Ti ritrovi di fronte al presidente o presidentessa del tuo paese. Sindaco. Come ci parli? In modo composto. Una cosa normale, insomma, non è che sia Dio, eh. Sbadigli spesso? No. Quasi mai. Ti piace far baldoria con gli amici? Sì, è successo, ma in passato, tipo no, il classico momento di goliardia, diciamo di sì. Ora non più perché c'ho una certa età, sono vecchio. Qualcuno ti rinchiude in una stanza buia, cosa fai? Ma nessuna di queste, sto calmo. Però qualcuno mi rinchiude. Innanzitutto cercherei un modo per uscire perché posso orientarmi sapendo dov'è la porta. Però faccio pulizia? Do di matto perché magari cercherei... Più che altro mi incavolerei, quindi diciamo che do di matto. Quando vai a dormire... Ma che lascio la luce accesa, no? Prima, mo no. Quando c'avevo 5-6 anni, ma mo non più. Hai vinto la lotteria, evviva! Che cosa fai con i soldi? Li risparmio, e che so scemo? Ti piace passare il tempo a fantastico... Sì, passo molto tempo a fantasticare, specialmente la sera prima di dormire. Penso a quello che dovrò fare l'indomani, a quali potrebbero essere i possibili risultati in certi frangenti e cose così. Ti svegli nei panni di un Pokémon, sei un maschio o una femmina? Sento del Professor Oak vibes, ma sono un maschio. L'ultima volta che ho controllato ero maschio, ma poi non lo so. Quanto pare sei una persona ardita. Fai i compiti con impegno. Ogni tanto. Cioè, succedeva. E quando mangi finisci sempre il cibo nel piatto. Anche perché mangio poco, visto che qua deve calare la panza. Grazie alla tua grande forza di volontà riesci a portare a termine qualsiasi cosa. Sì. Sei però anche una testa dura e questo ti porta a bisticciare con gli amici. Non proprio, però sono testardo, sì. Se vai su tutte le furie non riesci più a calmarti. Questo è vero. Il Pokémon che si addice di più a una persona ardita, che quindi sarà anche la sua natura, a una persona come te è... Oh, Bulbasaur! Oh yeah! Insomma, più... Oh yeah! Però... Ok... Quello che sarebbe capitato avrei preso, ragazzi, quindi... Scialla. Dimmi, da chi vuoi farti accompagnare? Scegli uno dei Pokémon a schermo. Beh, ragazzi, ci sono delle scelte interessanti come Machop e Psyduck, però... Ci sarebbe anche Eevee, che potrebbe diventare un Pokémon fantastico, ma... Cubone. Sì. Cubone maschio o femmina? Non penso ci sia bisogno di procreazione, quindi maschio. E qual è il suo soprannome?
Sapete cosa? Vorrei chiamarlo Marowak in onore del testo sbagliato che c'è in Pokémon Rosso e anche Blu e Giallo. Praticamente, quando tu vai alla torre di Lavandonia e il tuo avversario ti dice ho cercato anche un Marowak adulto, non dice Marowak, dice Marowak, quindi insomma rendiamo onore, perché poi il poverino si evolverà prima o poi, no? Bene, vuoi procedere con questi due Pokémon? Sì, ho scelti. Buon divertimento, grazie mille. Buon uomo, o buona donna, non lo so chi è, non si capisce la voce. Dove mi trovo? Starò sognando? C'è una piacevole brezza. E si sente una voce in lontananza. Chi sarà mai? Ehi, mi senti? Svegliati su! Ah, ti sei ripreso, meno male. Ma ancora 5 minuti, mamma. Dove sono? Avevi perso i sensi. Per fortuna che ti sei risvegliato. Io sono Marowak, piacere di conoscerti. E tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti. Io mi chiedo come faccia un Pokémon a riconoscere quel Pokémon da un altro della stessa specie. Sono uguali. A meno che non ha tipo una cicatrice oppure un simbolo particolare che lo contraddistingue. È difficile. Come? Saresti un essere umano. Mi dispiace contraddirti, ma a me sembri più un Bulbasaur. È vero, sono diventato un Bulbasaur. Ma com'è possibile? Non mi ricordo nulla. Sei davvero un tipo strano. Come ti chiami? Come mi chiamo? Ah, giusto, il mio nome è... Mi chiamo Link. Vuoi chiamarti Link, certo. Link. Beh, è un nome particolare, non c'è dubbio. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Nani? C'è qualcuno che grida. Qualcosa non va? È successa una cosa terribile. Il mio Caterpie è caduto in una specie di grotta. Povera creaturina mia. Cosa? All'improvviso si è aperta una voragine nel terreno e il mio adorato Caterpie ci è precipitato dentro. Allora, tuffati con le tue belle lucce e vallo a prendere. È ancora troppo piccolo per uscire da solo. Ho provato a salvarlo, ma dei Pokémon mi si sono avventati contro. Immagina un po' Caterpie come sta. Come? È stata attaccata, signora. Dei Pokémon se la sono presa con lei. Sì. Era come se la voragine li avesse gettati nel panico. Quei Pokémon sono troppo forti per me, ma devo fare qualcosa. Oh, che fare, povera me. La situazione sembra essere piuttosto seria. Andiamo a dare una mano. Sì, devo ancora prendere confidenza con il mio nuovo corpo, ma penso di potercela fare. Bosco fiorito, piano meno uno. Mande? Questo non sarà mica un dungeon misterioso. Ma certo, è proprio così. I dungeon misteriosi sono posti davvero strani. Ogni volta che c'entri la conformazione, gli strumenti che si trovano sono diversi. Per avanzare bisogna raggiungere le scale, poi, stando a quello che ha detto Butterfree, i Pokémon che si incontrano nei dungeon sono un po' bellicosi. In tal caso non ci resta che affrontarli. Forza Link, diamoci da fare! Spostati con il tasto Joy-Con sinistro oppure con attacco! Laccio erboso. Non è strumenti. Ok. Fango. Oh, mi usa il super efficace? Nella demo non me lo ricordavo. Anzi, vi dirò di più. Nei giochi originali bisognava premere B per attaccare. ZL, quindi posso scegliere l'attacco. Sì, già me l'ho dimenticato. Facciamo fango allora. Vai. Fango. Bene. Tanto il primo dungeon è piuttosto facile. Ti dice lui qual è la strada da prendere. Eccolo qua. Non ci sono strumenti. Proseguiamo allora.
ok, sistemato. Questi sono gli acquisti. Cioè, sono i soldi con cui possiamo fare gli acquisti. Non è che sono acquisti proprio loro. Ma chi ti ha detto di andare avanti a te? Non sto... Guarda, mo non puoi andare indietro. E combattere in prima linea, che me ne frega. Qui ci sarebbe un altro Pokémon che direi di combattere per fare un po' di esperienza. Nonché le scale. Vai, prendiamo le scale. Piano meno 3, bosco fiorito. Cosa è successo? Bene. Bene. Oh, si è svegliato. Nani! Ma che fai? Oh, e vattene. Quindi Baraunt mi fa restare sveglio. Mi ha causato insonnia. Proseguiamo. Siamo arrivati alla fine? Oh sì. Dov'è la mia mamma? Siamo qui per salvarti. La tua mamma ti sta aspettando. Usciamo di qui, su. Ok. Povero Caterpie, si fida di noi. E se fossimo dei maniaci? Non si può mai sapere. Al giorno d'oggi. Il mio piccolo è sano e salvo. Come potrò mai ringraziarvi? Non si preoccupi, però fate attenzione. Con tutte queste voragini bisogna stare sempre allerta. La cosa più importante è che il suo piccolo stia bene. Potreste almeno dirmi come vi chiamate? Io sono Marowak. Lui invece è Link. Guardalo, è tutto luccicoso. Wow. Caterpie mi sta fissando. Questi occhietti pieni di adorazione mi mettono un po' in imbarazzo. Però non è una sensazione sgradevole. Mi sento un po' come se fossi un eroe. Che bella sensazione. Aiutare Pokémon in difficoltà non è mica male. Grazie Marowak, grazie Link. Non è molto, ma vi prego di accettare un piccolo segno della nostra riconoscenza. Revitarsi ai mini, ottimo. Bacca pesca. E 500 poche dollari, poche euro, poche lire, poche sterline. Ancora grazie di cuore, arrivederci. E vabbè, non è così. Grazie per avermi aiutato. Complimenti, te la cavi nella lotta. Sei più forte di quanto pensassi. Ma dimmi, cosa farai adesso? Hai qualche programma? Vorrei tornare umano. Link, non è un posto dove stare, giusto? Beh, seguimi. Ha anche una casa, beh certo, non vivo mica sottoterra. Eccoci arrivati. Wow, sembra fatta apposta per noi. Non so perché, ma mi sento felice. Sono un essere umano, ma questo posto mi piace, mi riempie di allegria. Forse per un Pokémon è una questione di istinto. Deve essere così che ci si sente quando si ha voglia di scodinzolare. Ma che importanza ha? Sono felice e basta. Forse è un altro effetto della mia trasformazione in Bulbasaur. Ma allora Link, ti piace, vero? Lo sapevo. Mi sembrava proprio il posto perfetto per un tipo come te. Ne lo sentivo che ti sarebbe piaciuto. Questa è la tua cassetta della posta. Ci troverai tutte le lettere che riceverai dagli altri Pokémon. A causa delle catastrofi naturali, molti Pokémon si trovano in difficoltà. Quello che è successo a Caterpie non è un incidente isolato. Anzi, queste cose stanno diventando all'ordine del giorno ultimamente. Io voglio impegnarmi per aiutare questi Pokémon in difficoltà. Voglio fare in modo che le cose cambino e che i Pokémon possano vivere in pace. E... mi è piaciuto come ti sei comportato quando abbiamo salvato Caterpie. Quindi, ti andrebbe di unirti a me e formare una squadra di soccorso? Abbiamo la stoffa per creare la squadra migliore del mondo. Che ne dici, Link? Ma veramente, sì. Fantastico! Allora siamo d'accordo. D'ora in poi, io e te siamo una squadra di soccorso. Benvenuto a bordo, Link. Non ho ancora deciso come potremmo chiamare la nostra squadra. Per caso te viene in mente qualche bel nome, Link? Semergenti, di grasse proprio. Mister Explo. Mystery Mons, perché i Pokémon del mistero, i mostri del mistero. Per una lettera? È Mystery Mon. Vuoi chiamare il tuo team Mystery Mon? Certo. Mystery Mon. Ma che bel nome, bravo, ottima idea. Direi che manca una cosa sola, la bandana. Mi ero ripromesso di indossarla dopo aver creato la mia squadra di soccorso. Tieni, ne ho giusto due. Una per me e una per te. Come me la sono messa non lo so, però ce l'ho fatta.
Oh, ma sei benissimo, Link! Adesso sì che mi sento parte di una squadra di soccorso! Urrà per il Team Mystery Mon! Domani sarà un grande giorno! Ma la messa sul bulbo, come l'ha messa? E così? Link e Marowak unirono le forze e formarono una nuova squadra di soccorso. Beh, QG, direi che qui può terminare anche il primo episodio di Pokémon Mystery Dungeon. Giusto qualche piccola chicchetta. Le domande che ti fa il gioco non sono sempre le stesse, sono molteplici, cambiano ogni volta che tu magari non trovi il Pokémon desiderato, ti fa altre domande per permetterti di trovarne un altro. E infatti qui mi ha fatto diverse domande da quelle che ho fatto nella demo. Nella demo ero, se non sbaglio, un Torchic, mi sembra, non ricordo di preciso. Inoltre la possibilità di sceglierti un compagno piuttosto particolare. Magari in genere uno sceglie sempre lo starter, qui invece abbiamo diverse scelte. Comunque sia, gli episodi dureranno su per giù questo tempo, 20 minuti, massimo 30. Quando ci saranno poi dungeon più complicati, magari si può arrivare anche all'ora, ma tagliando si riduce sempre un po' il tempo. Quindi per questo primo video è tutto, era giusto per dare un'infarinatura generale al gioco, proprio insomma tanto per iniziarlo. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!